questo Vangelo si compie ogni volta che il Signore viene ad annunciare il Vangelo attraverso i suoi ministri, attraverso la Chiesa, ed è una parola molto dura che ci chiama conversione, perché c'è qualcosa che frustra l'opera di Dio, che impedisce l'opera di Gesù Cristo nella nostra vita. Cioè, Dio è onnipotente, ma mostra, rivela la sua onnipotenza proprio nel lasciarci liberi, nel non obbligarci a credere. Per questo Dio si è fatto carne. Una delle ragioni di questo mistero grande della incarnazione di Dio, cioè che Dio abbia scelto la via dell'incarnazione e non un altro modo di salvarci, è proprio per proteggere, custodire la nostra libertà. Perché noi abbiamo una dignità grandissima, non siamo burattini nelle mani di Dio, noi abbiamo la libertà di accoglierlo o rifiutarlo. E questo sta alla grandezza della persona umana. Nella relazione con Dio siamo liberi e allo stesso modo siamo liberi nella relazione con gli altri. Liberi nel senso di poterli rifiutare, di poter divorziare, di poter insultare, di poter giudicare o di poterli amare, accogliere, di prendere su di noi i peccati degli altri. Questo oggi appare evidente. La nostra incredulità può frustrare l'opera di Dio. Che cos'è l'incredulità? È lo scandalo di fronte all'amore di Dio, per me e per ogni altra persona. Scandalizzarsi significa cadere e inciampare nel cammino di fede, ma anche nella nostra crescita umana. Ci scandalizziamo di non essere quel Dio che il demonio ci aveva detto che noi eravamo, che noi potevamo diventare. Ci scandalizziamo della nostra carne, della nostra debolezza, dei nostri limiti, e della carne e dei limiti di chi c'è accanto. È l'orgoglio e la superbia che è la radice, la matrice della incredulità. Credere vuol dire appoggiarsi, mettere la propria vita su qualcosa di fermo, di stabile, di certo. Il termine fede è molto vicino a amen. È certo, è vero, la fede di Maria, che si è appoggiata alla parola. Ma quello che accade in questa sinagoga è che i compatrioti di Gesù non credono alla sua parola, non appoggiano la loro vita sulla sua parola. Loro non concedono a Gesù l'autorità per dire loro una parola importante, una parola decisiva, la buona notizia, il Vangelo. Non pensano che lui possa portare loro un cambio di vita. Non credono, perché sono scandalizzati, sono inciampati nella sua umanità. Cioè che il Messia, il figlio di Dio, il Salvatore, abbia scelto quella cittadina piccolissima che è Nazaret, fosse entrato nel mondo in quel modo. E per questo Gesù non può fare miracoli. Nella sua patria, la parola patria viene da padre, dove sono i suoi fratelli, le persone con cui è cresciuto, le persone che vengono dalla stessa radice, che poi questa è una metafora di tutto Israele, lo rifiuta, si scandalizza. Perché un profeta non è rifiutato se non nella propria patria, nella propria casa, nella propria famiglia, perché la famiglia e la patria si scandalizzano della carne nella quale risuona la profezia. I compatrioti di Gesù, quelli della sua casa, non si rendono conto, non capiscono, orgogliosi e superbi, che per giungere a loro come una buona notizia, una profezia di salvezza, la parola doveva farsi come loro, doveva entrare in una carne come la loro, per salvare loro nella loro carne debole e peccatrice. Per non terrorizzare, per farsi accogliere, la parola si è fatta umile per loro, ma loro orgogliosi non l'hanno accettata. Questa parola è verissima oggi, 2000 anni dopo, perché Gesù viene, annuncia il Vangelo e non può compiere miracoli, cioè non può cambiare il tuo cuore, perché tu ed io ci scandalizziamo della incarnazione, ci scandalizziamo che la sapienza, che l'opera di Dio, il miracolo dell'amore, della misericordia, della tenerezza, la vita nuova, si dia nella carne di un uomo che noi conosciamo. Chi è? È tuo fratello. Ci scandalizziamo che Dio si stia incarnando, possa incarnarsi in tua moglie, in tuo marito, nei tuoi figli, in quel fratello della comunità cristiana? Non lo puoi accettare. Perché? Tu hai un pregiudizio. Dietro a questa parola c'è il giudizio che avevano i compatrioti di Gesù nei confronti della famiglia di Gesù. Traspira, ma non li conosciamo, ma chi sono questi? Chiedo un carpentiere, ma per favore Maria, lasciamo perdere Maria, va. Questa Maria la conosciamo, tanto carina, tanto buona, tanto pia, ma quello che ha fatto Maria, noi ce lo ricordiamo bene. Se c'è un giudizio nei confronti del fratello, Cristo non può fare nulla. Se c'è un pregiudizio, perché il pregiudizio genera un giudizio legato alla incredulità, che è legata all'orgoglio, alla superbia. Non posso accettare che Dio, per amore mio, si faccia carne nella debolezza. Non posso accettare la mia realtà. Non posso accettare di essere creatura debole e bisognosa di salvezza.
non lo puoi accettare e non lo puoi accettare nemmeno negli altri. Per cui come ti giudichi, così giudichi gli altri. Cristo lì non può entrare. Questo accade nelle nostre comunità, questo accade nelle nostre famiglie. Quando pensi, Dio sta attuando adesso il mio figlio, ma guarda che il mio figlio sta in un macello. Dio si sta incarnando lì? Dio mi sta parlando attraverso... No, no, non è possibile. Io sto giudicando nel fondo mio figlio, mio marito. Sto giudicando nel fondo quel fratello, quella sorella insopportabile. Dio lì non può entrare, non può fare nulla. Quello che ferma la conversione, quello che ferma l'opera di Dio è il mio giudizio nei confronti del fratello. Perché sono sempre uguale? Perché non riesco a impegnarmi? Perché sono un pigro? Perché sono un avaro? Perché sono un lussurioso? Perché stai giudicando? Dietro ogni peccato, dietro all'indolenza, alla mormorazione, c'è sempre la superbia. E la superbia esce dal cuore attraverso questa porta che è il giudizio nei confronti di Dio e nei confronti degli altri. Ma come la comunità cristiana e la famiglia, che è la chiesa domestica, è il corpo di Cristo, se io rifiuto un fratello sto rifiutando a Cristo, non lo faccio entrare. E il rifiuto mostra quello che c'è nel mio cuore. È arrivato Cristo a Nazareth e ne sono usciti fuori tutti i demoni. Quando arriva Cristo, quando la parola è proclamata, quando la parola mi denuncia, saltano fuori tutti i demoni. Allora, per difendermi, per non convertirmi, rifiuto a Cristo. C'è una salvezza però in tutto questo. Perché anche questa è una parola d'amore, ci dice la verità, ciò che accade nelle nostre relazioni. Ma c'è una speranza, è Maria. Maria anche è stata visitata dall'angelo. Era la casa che aveva scelto Dio. E ha accolto la parola. E che cosa gli dice l'angelo? Vai da tua cugina. Vai a vedere l'opera che io ho fatto in tua cugina. Vai a vedere. Ti do un miracolo a cui appoggiarti. L'opera che ha fatto in tua cugina. Maria parte e va da Elisabetta, portando dentro la parola che ha ascoltato e che ha accolto e che è diventato già l'embrione di Gesù. Entra, saluta, shalom, e subito si muove Giovanni Battista nel seno di Elisabetta. E lì comincia un dialogo meraviglioso tra le due mamme e tra i due bambini, tra l'opera di Dio e chi l'aveva accolta. Che è un'immagine del dialogo tra i fratelli, risanato nella fede, risanato nella Chiesa, la relazione nuova che c'è nelle famiglie. Dove si compie la parola di San Paolo, siete tutti partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, cioè gioire della gioia dell'altro, dei miracoli che Dio compie nell'altro. Questo è la conversione, un cuore libero perché amato, incapace di invidiare perché sazio dell'amore di Dio. Se io oggi sto giudicando mio padre, sto giudicando mia madre, sto giudicando Dio perché mi ha fatto in un certo modo, sto giudicando quel fratello che ritengo responsabile della mia infelicità, ho una possibilità, camminare con Maria, fare questo percorso, questo cammino che ha fatto Maria da Nazareth alla casa di Elisabetta, cioè da te stesso al fratello. Da te stesso che hai ascoltato la parola, al fratello che ha ascoltato la stessa parola e nel quale ha cominciato a compiersi. È questa la possibilità che ci è offerta nella Chiesa perché Cristo possa operare i miracoli che ha pensato di operare, di cambiare il mio cuore, di cambiare il tuo cuore. E questo è un cammino di fede con Maria, sotto il manto di Maria, appoggiandoci a lei, certamente pregando il rosario, per esempio, quando vedi che non ce la fai, che niente, che sei in quel giudizio, che sei in quella mormorazione, che prega il rosario, una preghiera che fa presente i misteri della salvezza e che ci mette anche fisicamente, anche con la nostra mente, con il nostro tempo, nelle mani della Chiesa e attraverso della Chiesa nelle mani di Cristo. Possiamo stare dentro questo utero di Maria, dove ricevere la fede di Maria, perché la fede è riconoscere i nostri peccati, è riconoscere la nostra debolezza, come è accaduto ai lebbrosi, alla emoroissa. Riconoscono che non possono fare nulla e l'unica speranza è Cristo. I poveri, questi hanno accolto Cristo, gli ultimi di Israele, che non avevano neanche la dignità di compatrioti di Cristo, cioè che erano ai margini di Israele. Allora, se tu e io nella Chiesa scopriamo che non saremo degni di stare qui, ma lì può cominciare la fede, appoggiarmi nell'opera che Dio fa negli altri, nei quali il Signore si vuole incarnare per noi, che diventano per noi una parola profetica che illumina ciò che Dio vuole fare con noi. Proprio perché Lui è debole, proprio perché Lui è come me, l'opera che Dio ha fatto in Lui lo farà in me. Allora nasce Cristo, allora si muove Cristo, allora Cristo può crescere dentro di te, quello che è accaduto alla Vergine Maria, rallegrandoti dell'opera di Dio nel fratello. Allora puoi vivere come magnifica, l'anima mia magnifica il Signore perché ha fatto opere grandi in me. Come il mio fratello, come mio marito, come mia moglie, come i miei figli, piccolissimi, debolissimi, siamo tutti poverissimi, eppure Dio ha guardato la nostra umiliazione. Tutti mi diranno beata, perché Lui ha fatto opere grandi in me.
cioè tu dirai beato tuo fratello, dirai beato tuo figlio che oggi sta in crisi. Questo significa accogliere la parola, accogliere Cristo incarnato nel fratello senza scandalizzarsi. Convertiamoci e gettiamo nell'amore di Cristo la nostra superbia, accettando le umiliazioni che la vita ci offre per poter gettare la nostra superbia nella spazzatura e poi accogliere Cristo.